Diamo un'occhiata ai risultati e classifiche dei gironi. Andiamo a vedere le formazioni delle squadre. Pochi istanti ancora al calcio d'inizio, clima sempre più rovente. Ben trovati da parte di Piero Gipardo e Stefano Nava, al quale è affidato il commento tecnico. Squadre in campo per questa sfida, valevole per la fase a gironi. Si annuncia una partita di grande livello. La fase a gironi nasconde sempre mille incognite. Bisogna affrontare queste sfide con la massima concentrazione. Il rischio di rimanere scottati è alto. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Partono col 4-5-1, almeno sulla carta abbastanza conservativo. Probabile che si sia voluto affidare a un modulo che la squadra conosce meglio, ma come hai giustamente ricordato tu, Pier, nessuno gli vieta di cambiare. Agil! Portiere senza problemi. Vediamo cosa fa ora. Tiro largo, fuori bersaglio. Può correre lungo la fascia. Il tocco dentro. Non bene qui il difensore, attenzione. Conclusione al volo, a pochi centimetri dal gol. Un gesto tecnico notevole. È stato bravissimo, avrebbe meritato maggior fortuna qui. Bravo qui a smarcarsi. Palla molto interessante. Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Un gol facile, certo, ma bisognava essere lì, pronti per farlo. E lui c'era, Pier! Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Ha disputato una buona prova nei primi 45, certamente fra i migliori. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Sono iniziati i secondi 45 di gioco di questa sfida, penultima giornata della fase a gironi. Siamo ormai un passo dalla fine. Queste due squadre si giocano il tutto per proseguire. La mette in mezzo con questo pallone. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Vediamo cosa inventa ora. Bella parata, in tuffo. Ottime qualità nel possesso fin qui. Puntuale qui il difensore nel recupero. Posizione interessante. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Risolve con un intervento decisivo. Non può sbagliare. Hanno trovato il gol del pari, i loro sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare dunque, si riparte come se si fosse ancora sullo 0-0. Certo è che ora potranno sfruttare l'inerzia del match a loro vantaggio. E hanno trovato il gol della parità. Grande determinazione da parte di questa squadra. Non vogliono saperne di dar la vinta ad un avversario nettamente più forte sulla carta. Di
L'extra time sarà di 120 secondi. La panchina non l'ha presa bene, si aspettavano un recupero più corposo. Cross in mezzo. Passano a condurre dopo aver dominato il lungo e il largo del match, anche se questo gol non voleva proprio arrivare. Un gol direi più che meritato, potevano farlo prima, certo, l'importante è che sia arrivato. Occhio ora alla reazione avversaria. Hanno spezzato l'equilibrio portandosi in vantaggio in pieno recupero. Si fa durissima ora per la squadra avversaria, vedremo se avranno il tempo per abbozzare una minima reazione. Finisce qui il match con la bella vittoria degli ospiti che si portano a casa tre punti pesanti. Vittoria di misura giunta al termine di una partita ben giocata. C'è ancora margine per migliorare, ma l'allenatore può essere soddisfatto nel complesso per come si è mossa la squadra in campo. Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, può uscire dal campo certamente soddisfatto. È stato l'eroe di giornata grazie al gol partita arrivato nei minuti finali. Ci ha creduto fino all'ultimo. La sua tenacia è stata ripagata. Dati della partita e valutazioni giocatori. Risultati dai campi delle altre squadre. Diamo un'occhiata ai risultati e classifiche dei gironi. Diamo un'occhiata alla classifica marcatori. Migliore squadra della settimana. Guardiamo insieme le statistiche della squadra.